Secoli fa i mostri Nailok invasero il Giappone, ma i guerrieri samurai riuscirono a sconfiggerli, grazie ai poteri dei simboli tramandati dai loro avi. Oggi, i malvagi Nailok sono tornati col progetto di invadere la Terra. Fortunatamente, c'è una nuova generazione di eroi pronta a combatterli, i Power Rangers Samurai. Quando diventa il Gold Ranger è velocissimo, è strano che non sia ancora arrivato. Ci ha fatto una buona impressione quando abbiamo sconfitto quel Nailok, ma questo non vuol dire che sia veloce in tutto. È vero, non sappiamo ancora molto su di lui, ma Jaden conosce bene Antonio. Sì, siamo amici dai tempi dell'infanzia. Pesce fresco! Suo padre era un pescivendolo. Mi sembrava di essere un bambino normale solo quando giocavo insieme a lui. Abbiamo salvato un'altra volta il mondo! Sì! Siamo i più forti! Jaden! Ti stai allenando o stai giocando? Il gioco faceva infuriare il maestro perché mi distraeva. Ma poi un giorno Antonio andò via. Ma allora come ha fatto a diventare il Gold Ranger? Aspettate, ha certamente delle abilità, però lui non è un vero samurai. Non lo è per eredità e non ha avuto un'istruzione adeguata. Inoltre, noi non sappiamo che cosa stia cercando veramente. Ehi, amico. Niente male, non trovi? È arrivato il momento di andare alla Shiba House e di unirmi ai Samurai Rangers. Antonio è in ritardo. Devo dire che non me l'aspettavo. Portava anche lo Zord Calamaro? Non lo so. Perché? Beh, quando Jaden era un bambino, l'aveva regalato ad Antonio, mentre io non guardavo. Che cosa? Gli hai dato uno Zord? Ero piccolo, non sapevo che importanza avesse. E quando me ne accorsi, Antonio se n'era già andato. Però io non penso che sia mai stato in grado di attivarlo. E Jaden non si sarebbe più allenato se io avessi rivoluto lo Zord. Ve l'ho detto, era un bambino. Piuttosto ribelle, direi. La vostra amicizia era importante. Scommetto che ti è mancato quando è andato via. Già. Ho il grandissimo piacere di presentarvi il sesto samurai. Il Gold Ranger, ovvero Antonio Garcia. E il presuntuoso sono io, eh? Jaden, ti prego, vorrei unirmi alla squadra per battere i Nailok. No, non ci voleva. Tranquilli, è tutto sotto controllo. Mi è già successo qualche volta, naturalmente. Diamogli una mano. Torno subito. Non è cambiato affatto. È sempre pieno di energia. Cerca di imitarti in tutto. Voleva diventare un samurai. Me lo ricordo molto bene. Thank you.
di spada. Ti ringrazio, ma non serve a nulla. Purtroppo mio padre non è un samurai. Non potrò mai essere un vero samurai come te. Sì, certo che puoi. Io farò di te un samurai. Potresti farlo, davvero? Perché no? Io sarò un samurai, giusto? Non so che cosa fare. Tu sei troppo coinvolto. Parlerò io con Antonio. Tu studi, ma non sai darmi una risposta sul potere del sigillo. Ce ne sono altri nel Netherworld che possono usarlo contro di me. Io faccio del mio meglio, capo. Spio costantemente il Red Ranger. Ma adesso abbiamo un altro grave problema. I Samurai Rangers non sono più 5, sono 6. Che cosa? Vado di qua, vado di là. Ma si fa sapere chi è? Gente, salutate Stileto! Ma che fai sul soffitto? Non sei un pipistrello? Dal giorno in cui i Rangers hanno eliminato il mio amico Vulpes, ho deciso di trovarli e farli a pezzettini. Non avrò pace finché non avranno assaggiato il filo della mia spada! Aspettatemi! È come un pipistrello, si appende al soffitto. Ti prego, Ranger, aiutami, sei la mia unica speranza. Oh, caspita, stavo per conoscerla. Ehi, dormiglione, mentre aspettavo che ti svegliassi ho preparato... L'ho frullato. Sei stato davvero in gamba, sei riuscito da solo a studiare i sistemi dello Zord Calamaro. Beh, non è stato così difficile. Quindi che cosa sei, un vero tecnico? Beh, non lo so. Però sono sempre stato bravo con i meccanismi. Oh, beh... Sapete, io volevo diventare davvero un samurai. Non sono nato da un samurai, lo so. Ma praticavo quello che Jaden mi aveva insegnato. Volevo raggiungere un livello superiore. Ma qualcosa me lo impediva. Quando ho capito come comunicare con lo Zord Calamaro, tutto è diventato molto più facile. Finalmente ora sono pronto ad unirmi a voi nella lotta contro i Nylock. Sì! Sarà davvero molto bello averti con noi. Meglio un in più, giusto? Giusto! No. Temo che questo non sia possibile. No. Perché, scusa? Senti, Antonio, è troppo pericoloso. Mi dispiace, hai ancora molto da imparare. Aspetta un momento! Soltanto ieri abbiamo combattuto insieme! Sì, però non è sempre così semplice. Senza l'istruzione. Io ce l'ho! Devo migliorare ancora, è vero, ma so come comportarmi, l'avete visto! Antonio, questo lo terrò io. Ok? No! Ridammelo! Antonio, fermo! No! È a Benson Street, al sottopassaggio. Andiamo! Aspetta! Jaden! Vorrei venire con voi. Spiega al maestro che posso essere un samurai, che posso combattere al vostro fianco. Mi dispiace, ma questo non è più un gioco. Tu non sei un samurai e un sesto ranger non ci serve. Ma... Mi dispiace. Andiamo. Sì. Dispiace anche a me. Ah!
troppo facile! Per voi è la fine! Basta! Smettila immediatamente! Salve, Rangers! Meglio tardi che mai! Devo farvela pagare per aver distrutto il mio amico Vulpes! Beh, buona fortuna! Non mi serve la fortuna! Adesso! Non c'è problema, ho armi anche dietro! Emily, Mia! Hai visto cosa ha fatto? State attenti! Ha ragione, attenti a questo! Kevin! Non sentirti trascurato, so bene chi sei! Davvero, presto sarai solo un ricordo! Hai bisogno di un po' di calore? Lame da tutto il corpo! Accidenti! Siete fortunati, sono disidratato! La prossima volta non vi andrà così bene! Mi dispiace, Rangers, ma devo proprio andare a più tardi! State tutti bene? Sì, direi di sì. Il Nylock fa delle mosse spiacevoli. Dobbiamo studiare una nuova strategia. Se con noi ci fosse un altro Ranger, sarebbe meglio. Hai ragione. Non hanno bisogno di me. E si sono anche portati via il mio Samurai Morpher. Ma che cosa potevo aspettarmi? Non sarò mai uno di loro. Ehi, Antonio! Che c'è, ragazzi? Vogliamo parlarti. Non deve essere stato facile mandare via il tuo amico in quel modo. Non avevo scelta. Lui non è un vero samurai. Come ha detto il maestro, sarebbe pericoloso sia per lui che per noi. Voi due vi conoscete da sempre. L'idea di averlo fatto soffrire ti fa male. Ma certo, lui è un mio amico. Guidarci in missioni pericolose è difficile, ma dover mettere in pericolo un amico come lui, per te è davvero troppo, vero? Ho ragione, Jaden, non è così? Pensa quello che vuoi. Mia ha ragione e tu lo sai bene. Perché devi essere così testardo, Jaden? Conosco bene i rischi. Avete bisogno di me. Ascoltami, abbiamo già parlato di questo. Cerchiamo di salvare il mondo. Un Ranger in più sarebbe utile. Ragazzi. Senti, Jaden. Lui accetta i pericoli proprio come facciamo tutti noi. Sei il nostro capo, ma non sei responsabile di quello che noi scegliamo di fare. Parole sagge, bellezza. Io non voglio rischiare. Jaden! Non ha ricevuto l'istruzione, ma potremo usare il suo aiuto. Lasciamolo provare. Sì, ha ragione. Ragazzi, io mi sono sempre allenato nel migliore dei... Allarme al cantiere della penisola di Nord-Est. Ora, ti prego, ridammi il mio Samurai Morpher. Ricorda che noi saremo sempre amici. Non importa quanto saremo lontani l'uno dall'altro. D'accordo, mi allenerò e quando diventerai il Red Ranger tornerò e sarò anch'io un samurai, ok? Ok. Ricordi la promessa. Questo è il sogno della mia vita. Lo è da sempre, Jaden. D'accordo. Da adesso tu sei il sesto samurai. Ti ringrazio. Non ti deluderò, vedrai. Andiamo. Toglietevi di mezzo. I Red
Rangers che devo fare a rossettini saranno qui da un momento all'altro. Oh, ecco che sono arrivati! Fate posto anche a me? Grazie. Samurai Warfare! Gold Power! Rangers insieme! Samurai per sempre! Sapete, Rangers, per sempre è un tempo un po' troppo lungo! Mugers, all'attacco! È fantastico! Sì! Alla fine ce l'ho fatta! Sono un vero samurai! Oh, devo aiutarli! Lama Barracuda! Per voi è stato troppo veloce? Eccovi una ripresa a rallentatore! Visto? La lama del Barracuda ha un morsito bonito! Tempesta di fuoco! Bel colpo, Jaden! Caspita, non me l'aspettavo! Volete vedere qualcosa di inaspettato? Attacco sparso di lame d'acciaio! Mettetevi al riparo, ragazzi! Antonio, adesso dobbiamo gestirlo noi due. Sì, come quando eravamo ragazzi. Sarà fantastico. Lascia fare a me. La spada è la mia specialità. Questo è il vostro piano di riserva. Non ho intenzione di perdere altro tempo. Bel tentativo! Lame da tutto il corpo! Ecco che arriva! C'è una grande quantità di lame! Continua! Lo teniamo in pugno! Niente da fare! Spada rotante! Lama Barracuda! Morso del Barracuda! Colpo rovente! Oh no! Questo colpo è davvero terribile! Un Nylock sistemato! Una lotta epica! Ce l'ho fatta, amico! Visto, ragazzi? Ottimo lavoro! Sì, grande! Non dimentichiamoci il mega mostro! È arrivato il momento di distruggervi, Rangers! Mi dispiace, Antonio, dobbiamo mega trasformarci! Dimensione massima! Combinazione Zord! Mega Zord Samurai! Assemblaggio completato! È il momento di affettare i Rangers! Lame da tutto il corpo! Ehi, bestione! Non puoi trattare così i miei amici! Zord Calamaro, ho bisogno di te! È il momento di farla finita! Ti sei dimenticato di me, vero? Anch'io ho mega poteri! Sono pronto! Jaden,
Ascolta, se lo Zord Calamaro apparteneva alla tua famiglia... Hai ragione, un'ottima idea. Hai sentito anche tu, Antonio? Sì, ho capito. Armamento samurai! Megazord lancia del calamaro pronta per la battaglia! Bravo, splendido assemblaggio! Grazie, amico! Sì, benvenuto! Wow! Ecco com'è fatta la cabina di pilotaggio di un Megazord! Già, carina! Non perdiamo tempo! Sta arrivando! Lame da tutto il corpo! Adesso sta zitto, chiacchierone! Soffio di ghiaccio! È freddissimo! Megalame, attivatevi! Megalame, attivatevi! Gente, è davvero meraviglioso! Katana Power! Forte! Adesso sistemiamolo! Colpo del samurai! Samurai Rangers, quando torniamo a casa, fiesta a base di pesce! Ce l'ho fatta! Avete visto anche voi, no? Beh... Andiamo, ragazzi! Festeggiamo! Hai ragione! Sì! Samurai Rangers! La vittoria è nostra! Si mangia, ragazzi! Voilà! Sembra buono come la mia specialità di pesce con fagioli, senape e menta! Lo sai, Jaden, forse ho sbagliato ad escludere Antonio. Mi sono sbagliato anch'io. Le cose cambiano in fretta. Prima la guida della squadra. E ora Antonio. Adesso è ancora più difficile. Già, ma questo è ciò che succede ad essere un capo. Non sei responsabile di tutto. Hanno deciso da soli la loro strada, tu non c'entri. Ti ringrazio. Hai ragione. Ehi, che ne dite di unirvi a noi? Sì, prima che io divori tutto. Mi sembra un'ottima idea. Sono felice che tu sia qui. Vali tanto oro quanto pesi.